anche sui giornali. Una kermesse per riportare il mare e la sua valorizzazione al centro del dibattito pubblico, non solo a Torre Annunziata, ma in tutta la fascia costiera vesuviana. E questo lo spirito che ha spinto il Lido Nettuno ad organizzare il Premio Nettuno, una manifestazione divisa in diverse categorie, tutte legate da un unico filo conduttore, il mare che bagna le coste delle città dell'area. Il mare infatti rappresenta la maggiore risorsa di questo territorio. Tutelarlo e valorizzarlo significa dare un impulso determinante alla crescita non solo delle città della costa, ma all'intera area a sud del capoluogo partenopeo. Gli sforzi fatti in questi anni dalle istituzioni e autorità competenti per il disinquinamento e per riportare la balneabilità sono un punto di partenza, non certo d'arrivo, e il Premio Nettuno vuole dare il proprio contributo in questo percorso attraverso una manifestazione pubblica. Ascoltiamo Luigi Marulo del Lido Nettuno. È un augurio per Torre Annunziata, per tutta la provincia di Napoli, perché abbiamo delle risorse incredibili su questo territorio. Non abbiamo niente da invidiare ai migliori posti del mondo, quindi dobbiamo crederci e dobbiamo invertire la tendenza nel turismo e nelle risorse di questo territorio. Quattro le categorie principali: teatro, chef, moda e scuole. Per la sezione chef, spiega Francesco Sequino, presidente del comitato promotore, sarà dato ampio spazio alla creatività dei maestri culinari che dovranno realizzare piatti a base di pesce o frutti di mare. Ascoltiamo. È una risorsa che noi non sfruttiamo assolutamente e questo è la volontà del premio, di smuovere le istituzioni attraverso questo premio e con delle tavole rotonde. Spazio anche al confronto tra istituzioni diverse, le tavole rotonde che verranno organizzate per consentire ai sindaci, comandanti delle capitanerie e rappresentanti delle istituzioni di confrontarsi sul delicato tema dell'inquinamento e del recupero della risorsa mare. Ma ascoltiamo Felicio Angrisano, comandante capitanerie Porto d'Italia, e Giosuè Starita, sindaco di Torre Annunziata. Noi dovremmo capire una cosa che è necessaria e importante: non giustificare dei comportamenti scellerati, dei comportamenti contro legge di fronte a dei valori assoluti, quale può essere la necessità di dover lavorare, di poter impiegare. È giusto che si lavori, è giusto che si impieghi, facendo coniugare rispetto del mare e capacità produttive del mare. Torre Annunziata sta molto più avanti rispetto ai comuni vicino. Abbiamo oramai il 75% della rete fognaria collettata al depuratore, però bisogna completare, bisogna fare in modo che anche i comuni vicinori inizino in maniera importante e seria questa attività di collettamento del reparto fognario. Quindi ecco, il mare al centro dell'attenzione, e credo che coniugarla con un'iniziativa ha un doppio valore: un'iniziativa perché significa stimolare lo sviluppo culturale e il dibattito con questo premio, ma significa anche valorizzare quella che è l'iniziativa del singolo.